specificatamente per ogni rapina, cominciamo ad analizzare i singoli fatti delittuosi che vengono contestati agli stessi. In particolare viene contestata ad entrambi in concorso la rapina commessa il 27 gennaio, al momento della chiusura, al panificio Sapori del Peccato, che si trova in via del Piano a Marassi. Abbiamo eseguito questa mattina due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dalla GD Genova. I reati contestati sono rapina aggravata in concorso per 3 episodi delittuosi, mentre per altri 2 sono contestate singolarmente una all'una e una all'altra persona. Sono le persone che comunemente negli ultimi tempi sono stati denominati con l'omicidio che ha detto. Come mai? Ah, questo lo dovreste dire voi. Preferiamo lavorare in tranquillità e in silenzio al fare tutti i riscontri necessari. Noi non abbiamo dei nominativi da affibbiare a queste persone, che riteniamo semplicemente due balordi che per pochi soldi mettono in atto rapine anche ferate in alcuni casi. Com'era il loro modus operandi? Il loro modus operandi era abbastanza collaudato, perché abbiamo anche accertato nel corso delle indagini l'esistenza di sopralluoghi fatti precedentemente, almeno in una circostanza questo è stato accertato. Poi normalmente, quando hanno operato in due, entravano all'interno armati di pistola semiautomatica travisate con caschi o in alcuni casi con qualche sciarpa di una squadra di calcio, della Sampdoria in questo caso, perché uno dei due è tifoso della Sampdoria, e poi asportavano il possibile. Dove si sono svolte queste rapine? Normalmente operavano, cioè abbiamo una rapina contestata che è di Marassi, della zona di Marassi, mentre le altre sono tutte della zona del Ponente Ligure. Erano rapine anche abbastanza violente, abbastanza ferate? Sì, in un caso hanno anche malmenato e buttato in terra una delle commesse del negozio. Qual è il profilo criminale di questi? Precedenti di polizia per in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio, questo. Di nuovi alla fine di questo tipo, mai fatto prima? No, chiaramente probabilmente era necessario procurarsi il più rapidamente possibile del denaro. Ecco, la nuova rapina da poco conto dal punto di vista del bottino? Beh, comunque nel complesso solo per queste 5 hanno racimolato circa 7.000 euro. Le caratteristiche fisiosomatiche, che poi vi dirò, delle persone descritte sono state accuratamente elaborate dal punto di vista informativo. Più volte i testimoni sono stati risentiti man mano che stanno avvenendo le reti, e a questo si aggiungono anche altri elementi che vengono svolti.